Ti fa rimuovere qualcosa? Dopo lo rivediamo. Eccoci in diretta per Settimana Lombardia. Il giovedì spesso siamo in diretta perché la diretta ci piace, soprattutto quando ci sono argomenti importanti, argomenti caldi come questo. Allora, Regione Lombardia, nell'ambito del programma di indennizzi Sì Lombardia, ha aggiunto qualche milioncino, esattamente 43,7 milioni ai 167 che aveva già messo in cantiere con la finestra aperta l'altra settimana. Esattamente questa finestra si è aperta ieri 9 dicembre alle 11 per una serie di codici Ateco e si chiuderà il 15 dicembre. Oggi parleremo in particolare della finestra dedicata al mondo dello sport, però a me piace ricordarla intanto che scorrono anche le slide, in modo che voi a casa potete in qualche modo fare un immagine poi nello streaming e andare a vedere quali sono i codici Ateco interessati. Io faccio una rapida carrellata: sono il commercio, quindi 5,2 milioni, l'artigianato per 6 milioni di euro, servizi alle imprese 6 milioni, gli ambulanti 10,7. La cultura con cultura e spettacolo 7,3 milioni, lo sport del quale poi parleremo io ovviamente diciamo pian piano con la regia li vediamo, lo sport per 7,5 milioni, il turismo 7,5 milioni, i trasporti alle persone 7,5 milioni e sono bandi già aperti. Domani invece alle 11 del mattino, domani 11 dicembre ore 11, bandi finestre che riguardano i rappresentanti, quindi il mondo dei rappresentanti con gli intermediari, gli agenti di commercio 7,7 milioni, il commercio all'ingrosso 7,7 milioni, il design con i servizi fotografici 6,8 e poi una parte dedicata anche ad eventi, comunicazione, marketing e pubblicità. Bene, allora io invito subito, intanto poi li ripassiamo con la dovuta calma, io invito subito Gianni Bocchieri, così entriamo nel vivo. Gianni Bocchieri rappresenta direttore della programmazione, quindi rappresenta di fatto questa, come possiamo dire, questa serie di milioncini dei quali è un po' che parliamo, credo che questa sia ormai la terza trasmissione che facciamo su questo argomento, indennizzi sì Lombardia, altri 43,7 milioni. Quindi una finestra, anzi una serie di finestre che sono partite, si sono aperte ieri per una serie di codici Ateco. Gianni Bocchieri, come sono andati le finestre precedenti dei 167 milioni? Tanto per entrare e contestualizzare un po' tutto questo argomento del Sì Lombardia. Sì, allora intanto i 167 milioni a questo punto sono diventati di più, sono diventati 212, quindi... Diciamo che quelli si sono praticamente già esauriti. Sì, chiaro, però il mio dovere è quello di dare atto alla Giunta, alle giunte delle ultime settimane, di aver aggiunto risorse appunto progressivamente. Quindi rispetto ai 167 di 2 settimane fa, oggi possiamo dire che le misure varate a supporto di famiglie, lavoratori e imprese in Regione Lombardia ammontano a 212 milioni. Questi 212 milioni, come abbiamo ricordato la prima volta, riguardano diverse misure, diverse platee, integrano gli interventi statali, complementano gli interventi statali, perché ci sono state delle platee che sono state totalmente
dimenticati dai decreti ristori, prevedono misure di accesso alla liquidità per alcune realtà imprenditoriali di un certo tipo. Chiaramente oggi stiamo commentando l'avviso 1 bis della misura, che è una quota parte dei 212 milioni, che si chiama Sostegni Imprese Lombardia. Ricorderete che abbiamo prima commentato l'avviso 1 con 7 finestre nella settimana dal 23 al 27 novembre. Oggi commentiamo le ulteriori 6 finestre che si sono aperte ieri, che si stanno e che si chiuderanno il 15, per le quali l'ultima giunta di Regione Lombardia ha deliberato l'ulteriore somma di 43 milioni e 7. Quindi se oggi dovessi fare un semplice e immediato bilancio di come stanno andando queste misure, posso dire che le finestre le 7 finestre aperte e chiuse dal 23 al 27 novembre ad oggi risultano pagate, quindi erogate per il 70%. Io devo dire che oggi tutti i membri della giunta, lo stesso presidente è stato raggiunto da messaggi di sorpresa, perché effettivamente non è mai successo che una misura fosse deliberata e erogata in appena 18 giorni. Quindi, se devo esprimere sinteticamente il giudizio, devo dire che il giudizio è molto più che positivo, e penso che questa esperienza di Regione Lombardia dovrà essere valorizzata proprio per la sua capacità di essere stata una misura semplice e soprattutto una misura veloce. Quindi, come dire, così è stato per l'avviso 1, così ci risulta essere per l'avviso 1 bis in corso, e sono certo che la stessa cosa sarà per l'avviso 2, che ricordiamo è già stato programmato dall'11 al 15 di gennaio, ma che raggiungerà i lavoratori autonomi con partita IVA, quindi per le stesse categorie di codice Ateco, ma che non svolgono appunto l'attività in forma di impresa. Quindi devo segnalare grande soddisfazione, positiva soddisfazione, proprio per aver mantenuto tutte le promesse finora date. Bene, Bocchieri, visto che questa sera è particolarmente dedicata a una finestra che si è aperta oggi esattamente, credo, alle 15, se non ho capito male, che è quella dello sport, perché abbiamo con noi l'assessore allo sport e ai giovani Martina Cambiaghi, che poi sentiamo. Vuoi focalizzare gentilmente un po' di più sulla finestra sport? Ecco, che magari noi riusciamo anche a mandare, a fermare la slide che riguarda proprio lo sport, per così poi interpelliamo Martina e soprattutto i nostri graditi ospiti. Una finestra di sport, anche perché va a coprire, se non ricordo male, quei codici Ateco che non erano stati previsti nel primo giro, giusto? Esattamente. Io però veramente ho poco da dire, e credo che sia meglio che intervenga l'assessore, che ha fortemente voluto l'ampliamento delle finestre che abbiamo aperto dal 23 al 27. Mi limito semplicemente, prima di lasciare la parola all'assessore Cambiaghi, proprio a dire che la logica che hai, ormai ci diamo del tu, insomma, siamo quasi assolutamente sì, quasi parenti, se ci incontriamo con questa cadenza siamo più che amici. Quindi mi permetto di sottolineare quanto hai già detto. Effettivamente noi è chiaro che stiamo parlando di un bilancio regionale, stiamo parlando di risorse di bilancio di Regione Lombardia, che non è lo Stato, che non può emettere titoli di Stato per coprire deficit corrente. Quindi bisogna sempre considerare il fatto che l'impegno di Regione Lombardia è integrativo rispetto a quello statale, è una scelta politica molto ben ponderata, ben precisa e oculata anche alla Lombarda,
soprattutto anche nella scelta dei codici Ateco. Quindi le filiere sono state prese in considerazione, come sempre abbiamo detto, in virtù del fatto che stiamo guardando a chi sta soffrendo particolarmente la crisi, e la promessa del primo avviso era quello di tenere in considerazione anche le segnalazioni che ci sono arrivate in queste settimane, perché ci siamo posti in una posizione di ascolto che continuiamo a mantenere, che continueremo a mantenere anche in futuro, e che quindi, come dire, si è arricchita di altri codici proprio grazie alla sensibilità e alle proposte dell'assessore Cambiaghi, che però è presente, non ha bisogno di essere assistita da me Bene. nella definizione della sua linea politica, che sta dando così Bene, buoni allora risultati. grazie Gianni Bocchieri, ma io volevo partire con te, perché abbiamo detto che ormai ci diamo del tu, volevo partire con te perché effettivamente tu da dirigente alla programmazione potessi introdurci nel discorso dei codici, dei numeri e via discorrendo, però noi intanto abbiamo fermato delle slide perché sappiamo che poi uno può farsi il fermo immagine e può stamparsi le varie slide. Adesso invece a tutto schermo vorrei introdurre Martina Cambiaghi, perché noi ci eravamo lasciati qualche giorno fa, pochi giorni fa, parlando ovviamente della prima tranche, quella dei 167 milioni. Avevamo fatto una trasmissione, nella trasmissione erano venute fuori alcune criticità ed ecco che siamo, diciamo, qui a parlare invece di una seconda tranche di 43,7 milioni, nella quale c'è una voce importante dedicata allo sport che, se non ricordo male, eccola qui, è 7,5 milioni di euro. Martina. Buonasera Carlo, buonasera a tutti. Direi promessa mantenuta, anzi promesse mantenute. Nella diretta di 2 settimane fa avevamo appunto anticipato che i codici Ateco esclusi nella prima versione della misura Sì Lombardia sarebbero stati inseriti in un ulteriore rifinanziamento di questa misura. E così abbiamo fatto nel giro di 2 settimane, anzi meno. Seconda promessa mantenuta è stata quella di garantire la semplicità, ma soprattutto anche l'erogazione quasi immediata, perché che un ente pubblico eroghi nel giro di 2 settimane dei contributi dopo aver partecipato a una domanda, credo che sia un aspetto non di poca rilevanza. Anzi, abbiamo, dicevamo, ampliato la platea dei beneficiari, quindi aumentato i codici Ateco afferenti agli operatori della filiera sport. Oggi alle 3 si è aperta la finestra relativa. Abbiamo incluso, giusto per fare qualche esempio, i codici Ateco relativi alla gestione di impianti sportivi polivalenti o di altri impianti sportivi, la gestione dei club sportivi, gli enti e le organizzazioni sportive e soprattutto la promozione di eventi sportivi, l'attività delle guide alpine, anche colpite dall'emergenza sanitaria, altre attività sportive, ma anche tutto quello che riguarda non solamente l'organizzazione dei grandi eventi sportivi, ma anche il noleggio delle attrezzature, la produzione di coppe e altri oggetti necessari per la premiazione durante gli eventi e le competizioni sportive. Essendosi fermato di fatto non solamente l'attività sportiva, ma anche gran parte delle manifestazioni degli eventi sportivi, tutte le attività lavorative ad esse collegate hanno subito delle perdite. Quindi per questo li abbiamo inseriti in questa seconda finestra della seconda versione della misura Sì Lombardia. Ovviamente, tu rimani con noi fino all'ultimo minuto di settimana Lombardia, perché abbiamo gli ospiti sportivi e io li vado a presentare, così sentiamo anche le loro voci. Vado in ordine sparso: Gianluca Meneghini, ASD Ascot Monza, eccolo qua. Buonasera Gianluca, poi Buonasera. Flavio.
Sant'Agostino Baldi, dirigente dell'HRC Monza, HRC Monza che fortunatamente sta in Serie A, ma rappresenta in questo caso, lo dico, lo sottolineo, rappresenta tutto il mondo rotellistico della Brianza, che è un mondo rotellistico estremamente vivace, colpito anche a sua volta ovviamente purtroppo dalla pandemia. Angelo Molteni della Virtus Giussano, parliamo in questo caso di ginnastica, dico bene, ginnastica ritmica. Allora faccio un rapido giro, parto da Molteni che l'ho annunciato per ultimo. Allora, Molteni mi accende il microfono, mi raccomando, nella parte bassa, se no non la sentiamo, nello slide sotto molto bene. Allora, siete soddisfatti un po' di quello che sta facendo la Regione Lombardia o manca sempre qualcosa? Cioè manca sempre il coperchio alla pentola, no? Ah, innanzitutto ringrazio per l'invito e ringrazio Martina Cambiaghi che ci ha incontrato qualche volta già in questi tempi e che sappiamo molto vicina alle società sportive della Brianza. Noi siamo una società di ginnastica ritmica, purtroppo abbiamo dovuto fermare dopo poco tempo i corsi base, dopo gli ultimi decreti, quelli di fine ottobre, continuiamo ad allenarci con le nostre ragazze Gold e Silver, e diciamo che Regione Lombardia ci sta seguendo in modo molto virtuoso, devo dire, perché abbiamo partecipato con profitto al bando, quello di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, e siamo stati inclusi in una delle prime fasce di assegnazione e ne siamo particolarmente orgogliosi, perché lì era premiato soprattutto la socialità dello sport e Virtus ha sempre, oltre che promuovere lo sport e gareggiare con una squadra, siamo anche nella Serie A della ginnastica ritmica, abbiamo sempre privilegiato anche la presenza ad attività con i comuni, con le scuole, verso le persone disabili che abbiamo accolto nei nostri corsi, e questo ci ha consentito di accedere anche a questi finanziamenti che in quest'anno così travagliato non possono che favorire una corretta gestione della società, anche se sappiamo che sarà difficilissimo poi tirare le somme alla fine, perché appunto i corsi base sono fermi, ci saranno da riconoscere delle spese ai genitori per corsi che non abbiamo fatto. Comunque devo ringraziare la Regione per la vicinanza che dimostra alle realtà locali che cercano di gestire queste difficoltà con costi sicuramente moltiplicati per tutti gli adempimenti che giustamente ci vengono richiesti, ma che vogliamo assolutamente mantenere verso le nostre ragazze, le loro famiglie e le nostre istruttrici. Allora, grazie Molteni, diciamo che questi, poi rimanete perché facciamo un altro giro di sicuro, possiamo dire un giro di tavolo, visto che siamo tutti in remoto, possiamo dire un giro di tavolo, perché con i tempi che corrono stare di fianco al tavolo è un pochettino dura. Dicevo, sono aiuti che danno comunque una mano, abbiamo trovato un pezzettino di quel coperchio con voi della Virtus, un pezzettino di coperchio l'abbiamo messo. Vediamo un po' se invece l'HRC ha una criticità, oppure cerchiamo di completare il pezzo del coperchio che manca. Flavio Sant'Agostino. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto porto i saluti del nostro presidente Andrea Brambilla, in particolare all'assessore Cambiaghi e comunque a tutti gli esponenti di Regione Lombardia. Noi chiaramente stiamo vivendo un momento particolare, anche perché l'attività sportiva principale, quella della Serie 1, sta continuando, quindi diciamo che le nostre voci di costo sono purtroppo sempre molto, molto, come dire,
continue e di conseguenza abbiamo una significativa necessità dell'aiuto di tutti. Io posso solo ringraziare Regione Lombardia perché al di là di questa iniziativa che ci viene presentata oggi, ne ha già presentate altre, alle quali noi abbiamo partecipato, in particolare al bando Edi Nuovo Sport, anche noi siamo stati assegnatari di una somma che ci sarà molto utile soprattutto per garantire quella che è l'attività delle nostre giovanili. L'attività della Serie A1 più che altro viene sostenuta da generosi sponsor che nonostante la situazione attuale continuano comunque a darci un sostegno. Segnalo anche l'importanza del bando sugli impianti sportivi. Purtroppo noi non abbiamo inteso partecipare perché in questo momento non abbiamo ritenuto opportuno fare degli investimenti, ma che sarebbero stati straordinariamente utili. Questo e mi auguro che venga anche riproposto nei termini nei quali ci era stato proposto. Per quanto riguarda invece questa nuova iniziativa, mi piacerebbe capire se gli indennizi possono essere cumulabili. Faccio un esempio, noi abbiamo sia la gestione del club sportivo che anche la gestione degli impianti. Ho visto nella slide che ci sono delle somme che sono diverse in funzione del tipo di attività svolta. La mia domanda, che poi dopo giro a esponenti di Regione Lombardia, è questa: se in questo bando è possibile avere il cumulo. Grazie. Grazie Flavio. Allora, non so se Bocchieri vuol rispondere subito prima del passaggio a Gianluca Meneghini. Anzi, no, facciamo così. Sento Gianluca Meneghini di SD Ascot Monza, così completiamo il giro. Abbiamo messo un altro pezzettino di quel coperchio, però una voce aperta, una domanda aperta c'è da parte di Flavio Sant'Agostino della HRC Monza. Meneghini, allora Gianluca Meneghini, se lo vediamo in onda, credo, eccolo là. Invece voi come siete messi all'Ascot Monza? L'Ascot, buonasera a tutti intanto, buonasera anche all'assessore e ai rappresentanti di Regione Lombardia che sicuramente si stanno prodigando il più possibile per sostenere lo sport. Devo dire che sono stati fatti tantissimi sforzi. Noi ahimè non siamo riusciti ad aggiudicarci il bando Lo Sport Riparte, facciamo parte di quella grandissima quantità di società sportive un po' più piccole. Noi siamo una società di oratorio, facciamo campionati nel CSI, ci occupiamo prevalentemente dello sport di base e non possiamo contare su una presenza di una Serie A di qualsiasi categoria che attira anche sponsorizzazioni. Fa piacere che l'Hockey riesca anche a trovare consenso da parte delle aziende che comunque con grande sofferenza continuano a sostenere lo sport. Noi viviamo un po' queste difficoltà anche perché l'aver fermato lo sport, aver visto di nuovo lo sport fermato, come diceva anche l'amico di Giussano, ci vedrà un po' coinvolti nel riconoscere delle restituzioni, insomma, di quote anche alle nostre famiglie che per qualche mese non sono riuscite a far fare l'attività sportiva ai loro figli, e per noi quello è la linfa più importante. Non abbiamo altre fonti di reddito, anzi, Le poche fonti di reddito in più sono magari quel torneo che facciamo d'estate, che è già saltato l'estate scorsa e che è già compromesso un po' la stagione finita. Oggi noi stiamo vedendo delle difficoltà anche nella stagione che è riniziata. Penso come molti abbiano fatto lo sforzo pensando in una buona stagione sportiva, in una ripresa, di poter mettere anche magari degli sconti, di applicare degli sconti alle quote abitualmente pagate dalle famiglie, in virtù di quello che non si era fatto l'anno scorso. Ora essere di nuovo fermi, dover ripensare a dei nuovi contributi, è importantissimo il sostegno che viene dato anche da Regione con questi bandi, assolutamente. Mi piacerebbe che magari
Io so che l'assessore Cambiaghi è in prima linea da questo punto di vista, si facesse anche un po' presente che lo sport era uno di quegli ambienti che non era così a rischio come si è fatto immaginare fin dall'inizio, anche perché tutti gli sforzi fatti dalle società sportive di mettere a norma i propri impianti, di investimenti fatti in attrezzature, in pannelli, in termocamere, termometri, per segnare percorsi, per far cambiare le entrate e le uscite, tanti investimenti che poi si sono visti vanificati con un ulteriore stop dell'attività sportiva. La sofferenza più grande è anche questa. Recentemente, parlando con un po' di famiglie delle nostre fasce, soprattutto degli adolescenti, c'è anche un fortissimo grido d'allarme, insomma, da parte di queste famiglie che vedono i propri figli veramente perdere sempre di più l'entusiasmo di fare cose, vivendo completamente in casa. Anche sono gli unici che ormai vivono con la DAD, oltre agli universitari, e ci chiedono a gran forza di trovare tutti i modi per ritornarli a far fare sport, che è il modo di farli uscire ed essere anche un po' tranquilli che siano in posti controllati, sicuri, e che permettono ai propri figli, insomma, di riprendere anche un po' di socialità. Bene, grazie Gianluca. Allora io vado da Gianni Bocchieri, perché c'era una domanda precisa da Sant'Agostino. Dice: ma noi possiamo partecipare come club e come impianto? Ricordo bene, Sant'Agostino dice: se noi abbiamo due situazioni, cosa facciamo? Possiamo cogliere le due situazioni o è una situazione unica? Io ricordo che se uno partecipa a una cosa non può andare a prenderli sull'altra. Sentiamo Bocchieri, la voce ufficiale. È così. Purtroppo vale il codice Ateco primario, quindi anche chi ha più di un codice Ateco, noi andiamo a prendere l'Ateco primario. Quindi non è possibile avere due incentivi per due codici Ateco sulla stessa ragione sociale, sullo stesso soggetto. Non c'è nessuna esclusione, e quindi non c'è nessun divieto di sommare i nostri sostegni con i ristori governativi. Bene, allora così abbiamo chiarito un punto, mentre riapro la camera su Martina Cambiaghi, perché c'era una considerazione di Gianluca Meneghini, che diciamo nel al di là del trattare l'argomento a noi sempre molto caro dei giovani, ci faceva una considerazione che, se non ricordo male, era quella della prospettiva. Dico bene Gianluca, dell'aiuto in prospettiva. Dice: ma noi come facciamo? Cioè, noi dobbiamo essere sostenuti, perché sennò qui il rischio è che andiamo a gambe per aria e si perde un contenitore importante come quello dello sport, perché lo sport tira via un sacco di ragazzi dalla strada. Era un po' questo il senso, colgo bene? Assolutamente, sì. Martina. Innanzitutto vorrei dare un'informazione, anche questa è una piccola promessa mantenuta, vero? Ci siamo impegnati, siamo presi l'impegno di trovare delle risorse per incrementare il bando di nuovo sport e quindi scorrere la graduatoria. In una delle ultime giunte abbiamo stanziato ulteriori 416.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 3 milioni erotti stanziati per il bando, e quindi altre ASD e SSD in graduatoria riceveranno poi il contributo da parte di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo. Quindi l'impegno a trovare delle risorse disponibili per incrementare questo bando, e quindi dare possibilità alle società e alle associazioni graduatorie di ricevere il contributo, lo continuiamo a mantenere. È ovvio che le società e le associazioni più piccole, che magari non riescono ad avere degli introiti derivanti dagli sponsor, già stanno facendo fatica le grandi società, perché gli sponsor molto spesso sono le aziende, le industrie, comunque il tessuto produttivo del territorio dove milita la società o l'associazione, stanno avendo dei problemi economici anche loro, e quindi faticano
a dare quel contributo che fino all'anno scorso lo garantiva a favore dell'attività sportiva del proprio territorio, e quindi si ritrovano maggiormente in difficoltà a portare avanti quando sarà la propria offerta sportiva, a maggior ragione se poi sono stati fatti degli investimenti per potersi adeguare a quali che erano le linee guida e protocolli emanati dal Ministero dello Sport per poter praticare l'attività sportiva in sicurezza. L'obiettivo e anche un po' il compito che ci siamo presi insieme, comunque anche ad altre istituzioni come per esempio il CONI Lombardia, è quello di dare una mano che non sia solamente economica, ma anche di sburocratizzazione e di facilitazione nel riavvio quando sarà dell'attività sportiva, in modo tale che poi i presidenti non siano impegnati troppo a dover decifrare, a dover capire come svolgere l'attività sportiva, perché ci sono troppe linee guida, protocolli, normative, regole da seguire, ma cercare di dar loro una mano affinché non abbiano poi problemi nella ripartenza dell'attività sportiva che devono praticare. Noi ci auguriamo che quando si riprenderà l'attività sportiva a tutti i livelli, non solamente a livello di alto professionismo o alto agonismo, non ci siano ulteriori limitazioni, quindi ulteriori spese che gravano sulle società e sulle associazioni sportive. Noi ci auguriamo che le linee guida e protocolli che sono andati bene, anzi andavano benissimo a maggio, giugno, luglio, quando comunque l'attività si è ripresa, siano gli stessi identici che andranno praticati e attuati anche con l'anno prossimo, quando riaprirà l'attività sportiva, in modo tale che tutti conosciamo già bene le regole, tutti ci siamo già adeguati, perché abbiamo dovuto adeguarci in primavera e quindi di conseguenza sono già pronti con tutti gli investimenti e le spese sostenute in precedenza, e quindi non gravare ulteriormente, soprattutto sulle piccole società, che sono di fatto quelle che stanno veramente soffrendo, perché magari hanno anche in gestione degli impianti sportivi e quindi devono pagare tutte le utenze, tutte le spese fisse, che anche se l'impianto è chiuso non basta spegnere la corrente, spegnere l'elettricità, ma ci sono dei costi fissi, delle tasse fisse che comunque la società deve pagare, quindi a spesa si aggiunge spesa e si aggiunge un mancato introito dovuto dal tesseramento piuttosto che dalle iscrizioni, piuttosto che dalla mancanza di sponsor. Grazie Martina, perdonate la tosse. Allora, volevo dire ai nostri ascoltatori che è possibile interloquire, quindi visto che siamo in diretta, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualcosa è passato, però non erano, diciamo, come dire, non erano in causa, erano semplicemente dei passaggi che non riguardavano esattamente il programma. Allora, Gianni Bocchieri, vogliamo ricordare le modalità? Questa è sono una serie di finestre che si sono aperte il 9 e che si chiudono il giorno 15. Sono scaglionate. Vogliamo ricordare un po' le modalità per poter accedere a questo contributo che non risolve ma aiuta, l'abbiamo detto fin dalla prima puntata, non risolve ma aiuta. Sì, allora, non risolve ma aiuta, anche per questo è un contributo che noi stiamo mirando sulle microimprese, quelle che da definizione del Ministero dello Sviluppo Economico sono quelle che hanno fino a 10 dipendenti e il cui fatturato non è superiore ai 2 milioni l'anno. Questo, come dire, per ovvi motivi, perché dare un contributo di questa entità dai 1.000 a 2.000 euro a soggetti economici più grandi ovviamente sarebbe, come dire, abbastanza insufficiente, quindi consapevoli del fatto che non risolvono, come dicevi tu, ma aiutano, queste misure sono destinate appunto a una platea di microimprese. La modalità con cui accedere è una modalità semplificata, molto semplificata, perché il mandato della Giunta
era duplice, come ha detto l'assessore, come ha ricordato l'assessore prima. Dovevamo essere burocraticamente semplici e dovevamo essere soprattutto rapidi nell'erogazione. Quindi si tratta di una domanda da presentare esclusivamente online sul sito www.bandi.regione.lombardia.it. Secondo il calendario, che prevede appunto, come hai detto prima, 6 finestre, ciascuna delle quali, prevede, una serie di codici Ateco. Lo scaglionamento su 6 finestre di tutti i beneficiari era pensato, è stato pensato soprattutto per evitare gli effetti eventualmente, distorsivi che può provocare, una procedura sportello quando tutti possono accedere nello stesso momento. Quindi lo dico meglio, era una delle promesse iniziali, anche questa penso di poter dire mantenuta. Dire che questa non è un avviso a click day, non ha funzionato con la modalità del click day, quindi non c'è stato un blocco del sistema, un crash del sistema e soprattutto non c'è stato nessun momento in cui chi ha presentato correttamente, legittimamente la domanda si è visto ricevere il messaggio: risorse esaurite, ci dispiace, ritenta, sarai più fortunato. Ecco, quindi, domanda semplice, tutto online. Per presentare la domanda, meglio se si dispone di uno SPID o del PIN della Carta Nazionale dei Servizi, quella della tessera sanitaria per intenderci, perché si è più veloci anche nella sottoscrizione in via elettronica della domanda stessa. Diversamente, il titolare, ed esclusivamente il titolare, deve accedere con la classica ID, username e password nel nostro sito. Consigliamo di fare preventivamente, e quindi subito, per chi non l'avesse ancora fatto, ma i nostri dati ci dicono che chi può presentare la domanda l'ha già fatto, si deve profilare. Profilare significa verificare di essere presenti nella banca online di Regione Lombardia. E significa soprattutto controllare che tutti i dati siano corretti e significa soprattutto, lo risottolineo, verificare che l'IBAN sia corretto, perché appunto, come dicevo prima, noi non prevediamo nient'altro, nessun altro adempimento da parte di chi fa la domanda, perché una volta fatta la domanda e chiusa, direttamente in piattaforma, il passaggio successivo è ricevere il bonifico. Un IBAN sbagliato, non corretto, determinerebbe ovviamente il fallimento dell'intera procedura perché il nostro bonifico non raggiungerebbe il titolare e quindi questo pregiudicherebbe l'intera procedura. Quindi, in sintesi, controllate che siate presenti in bando online, fate la domanda online, soprattutto, controllate che l'IBAN sia corretto. E se proprio proprio dovete sbagliare, mettete il mio. Cioè, No, quindi no, 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 non è non è possibile, possibile, e purtroppo. non è No. possibile. E non è Non è possibile, possibile. grazie per la provocazione perché mi consenti di dire che L'ho ovviamente fatto apposta, l'ho fatto apposta. non siamo, non, possiamo, chiaramente abbiamo risposto all'ordine di essere semplici dal punto di vista burocratici, ma non significa non attivare dei controlli, anzi, al contrario, noi verificheremo, la regolarità contributiva, verifichiamo la correttezza dei codici Ateco perché abbiamo fatto dei collegamenti con il registro delle imprese, con l'INPS, con l'INAIL, cioè abbiamo fatto tutta quell'architettura che una moderna amministrazione dovrebbe garantire, perché una moderna amministrazione dovrebbe caratterizzarsi per meno burocrazia, meno ostacoli e soprattutto per evitare di chiedere a un cittadino, impresa, famiglia, persona fisica, dei dati che è già in possesso di un'altra amministrazione. Tutto questo sembra molto semplice e banale, come qualcuno potrebbe dire in poesia, ma invece non lo è, e il fatto di essere stati capaci di costruire invece questa volta un meccanismo di questo tipo ci rende anche un po' orgogliosi, anche noi burocrazia
regionale che rispondiamo No, ma alle anche indicazioni. perché voi burocrati siete spesso nell'occhio del ciclone, no? Perché si sa che dietro a certe scelte anche politiche, ovviamente ci sono i dirigenti. Mi pare di capire, ed è ormai la terza puntata che facciamo su questo argomento, che credo interessi a tanta gente, purtroppo aggiungo io, purtroppo perché siamo più o meno stati tutti colpiti da quello che è accaduto. Diciamo che il quadro parte proprio da voi che siete i direttori e che in qualche modo coordinate un processo. E mi pare di capire che questo processo, Regione Lombardia, anzi, senza mi pare di capire, abbiamo capito fortunatamente che questo processo è molto veloce, è molto, molto rapido, però deve essere preciso, preciso, cioè non potete raccontare storie. Ecco, perché se raccontate storie, i soldi, chiaramente, per pochi che siano, non vi arrivano. Voglio fare un rapido giro e poi andiamo veramente a chiudere, chiudiamo ovviamente con l'assessore. Vorrei fare un rapido giro sui nostri amici che sono stati con noi in compagnia in questa puntata di settimana Lombardia. Parto con Meneghini. Meneghini, in prospettiva che cosa ti auguri da parte della Regione Lombardia, visto che abbiamo Martina Cambiaghi qui presente? Così facciamo. E lo stesso tema lo rivolgo anche agli altri due ospiti che rappresentano le società sportive e rappresentano, come ho detto, non solo le società sportive, ma rappresentano quella indispensabile realtà che fa sì che questa società viva e vada avanti, dando ai giovani dei segnali fortunatamente positivi. Io ho sempre detto che il vero sport, quello con la S maiuscola, è lo sport dilettantistico, e attraverso lo sport dilettantistico questa società può crescere con i valori dello sport, ma di base. Meneghini. Ma sicuramente di continuare l'impegno che c'è stato in questi anni e soprattutto in questo periodo, di continuare a sostenere le nostre realtà sportive, di continuare ad avere uno sguardo che va oltre quelle che sono le realtà magari un po' più significative, con una grande attenzione a tutto quello che è lo sport di base. Quindi mi sento di fare questa richiesta all'assessore, ma con la certezza che è nel suo modo di operare, che ormai ha dimostrato in questi anni di amministrazione. Bene, grazie, grazie Meneghini. Allora, Sant'Agostino, dai, Sant'Agostino. Sì, innanzitutto, allora. Intanto nella speranza che l'HRC Monza quest'anno non ci faccia soffrire, attenzione, perché avete messo lì una squadra di ragazzi, visto che parliamo di giovani, di ragazzi veramente in gamba, tutti giovani armati di belle speranze, armati di sogni, con un grande coach come Ecola Maria che tiene insieme questa nidiata, perché è una vera e propria nidiata. Sant'Agostino. Sì, in effetti è un progetto ambizioso sui giovani italiani di prospetto. Adesso fortunatamente sono tutti sani, perché purtroppo abbiamo patito problematiche abbastanza comuni in questo periodo. Io sono sicuro che nel corso della stagione sicuramente daremo soddisfazione ai nostri tifosi. Quindi l'obiettivo della salvezza per noi è fondamentale, ma lo affrontiamo con grande positività. Un ringraziamento a Regione Lombardia, un ringraziamento al nostro assessore, un ringraziamento e anche la conferma al dottor Brocchieri che la semplificazione burocratica è reale. L'abbiamo sperimentato nel momento in cui abbiamo avanzato la richiesta dei bandi ed effettivamente per la mia piccola esperienza nel settore, devo dire che è un percorso veloce, guidato, devi avere naturalmente tutta la documentazione necessaria, già predisposta, però è veramente molto molto semplice. Un auspicio, se nel corso dei prossimi mesi, magari nel 2021, ci fossero i fondi a riproporre un bando, quello per gli impianti sportivi, perché la pianificazione di interventi strutturali, investimenti in nuovi impianti,
purtroppo richiede del tempo, richiede comunque anche una pianificazione attenta e nel periodo dell'emergenza sanitaria molte ASD non sono state in grado di poterlo pianificare. Una ripresentazione potrebbe sicuramente essere valutata da tante società e naturalmente il fine è quello pubblico, il fine perché se noi costruiamo una bella pista all'aperto lo facciamo non solo per la nostra società, ma anche per tutti coloro che hanno piacere di provare a patinare, provare uno sport meraviglioso. E quindi io chiudo con questo auspicio e ringrazio ancora tutti e saluto. Grazie, grazie Flavio e soprattutto visto che hai parlato di burocrazia, detto da uno che lavora in banca, è tutto dire, è tutto dire. Confermo, confermo. Confermi. Allora, Angelo Molteni, Virtus Giussano, un'ultima battuta sportiva in questo caso anche da te prima di andare a chiudere con l'assessore. Sì, nel Non so. ringraziare per l'invito, volevo innanzitutto confermare quello che diceva prima Meneghini su lo sport come attività che può aiutare notevolmente i giovani. Io ricevo costantemente ringraziamenti espliciti da parte delle famiglie, le cui ragazze si stanno allenando con noi, perché soprattutto alle scuole superiori è l'unica attività che consente a loro di uscire dalla routine, della didattica, del computer, dei compiti online, eccetera. E questo ci rende anche molto orgogliosi. Riguardo alla Regione Lombardia, devo dire, nel ringraziare in particolare l'assessore, di proseguire nell'azione che stanno facendo di vicinanza a tutte le realtà sportive sul territorio, perché abbiamo bisogno di trovarvi sempre più al nostro fianco. È un impegno difficile il nostro, il vostro ancora di più sicuramente, però sappiamo tutti che stiamo affrontando delle realtà nuove, ma che hanno bisogno di andare avanti senza le conseguenze complesse che stiamo subendo adesso. Quindi l'auspicio, che sono sicuro verrà mantenuto, è di avervi sempre al nostro fianco. Grazie. Grazie, grazie Angelo Molteni. Allora, Martina Cambiaghi, non so se Bocchieri vuole aggiungere qualcosa di tecnico, ma mi pare sia stato detto tutto, non abbiamo dimenticato nulla. Io poi comunque ricorderò velocemente in chiusura le finestre che sono aperte dal 9 all'11 e che si chiudono il giorno 15 dicembre, credo alle ore 17. Dico bene? Perché di solito mettete alle 17, alle 5 della tarda, alle 5 della sera. Martina, a te la chiusa finale. Io credo, ecco, mi permetto di aggiungere solo questo. Il bello di questo appuntamento è poter far incontrare delle varie realtà. Cioè, visto che purtroppo siamo costretti al remoto, il potersi incontrare attraverso questa realtà che è giornalistica, ma in fondo non lo è perché è una realtà colloquiale, cioè noi raccontiamo un po' delle cose e mettiamo insieme partendo dalla notizia, in questo caso da un aumento degli indennizzi di 43,7 milioni di euro, oltre i 167 già messi a dimora a fine novembre, con questa scusa riuniamo delle persone. Martina. Beh, è un formato sicuramente molto, molto utile. Perché, come dicevi, si parte dalla notizia, ma poi si ascolta quella che è la quotidianità, quella che sono le necessità della vita vera, della vita reale, in questo caso della vita reale degli sportivi.
per quanto riguarda la richiesta di vicinanza, Regione è stata vicina alle società sportive nei momenti semplici, quindi quando tutto andava bene, quando i problemi erano facilmente risolvibili. È stata vicina, credo, spero, in questo momento di difficoltà, in questo momento bisogno, in questo momento di confronto anche e di conforto soprattutto. Il lavoro che è stato impostato sicuramente continuerà, soprattutto quando si riprenderanno le attività sportive, che sarà veramente il momento di reale difficoltà, perché rimettere in moto una macchina che si è fermata, è ripartita, poi si è fermata nuovamente, non è assolutamente semplice. Io quindi confermo la disponibilità non solamente mia, ma di tutto il mio assessorato, ma anche di tutta Regione Lombardia. Per quanto riguarda altre opportunità, altri bandi, adesso che stiamo chiudendo l'anno, sicuramente con l'anno prossimo, abbiamo settimana prossima il bilancio, vediamo le risorse che riusciamo a portare a casa, non saranno tantissime perché il mio è un umile e modesto assessorato, però tutto quello che riusciamo a portare a casa lo mettiamo sicuramente a disposizione dello sport di base in tutte le sue forme, sia le associazioni, le società, ma anche l'infrastruttura e le strutture sportive. Grazie, grazie a Martina Cambiaghi, grazie a Gianni Bocchieri, direttore della programmazione, grazie ai nostri gentili ospiti Gianluca Meneghini della SD Ascot Monza, Angelo Molteni Virtus Giussano, Flavio Sant'Agostino dell'HRC Monza. Io intanto in chiusura, dopo i ringraziamenti, voglio ricordare velocemente queste finestre che si sono aperte il 9 dicembre alle ore 11, che chiuderanno il 15 dicembre alle ore 17. Oggi si è aperta, lo dicevamo proprio in apertura della puntata, si è aperta quella dedicata allo sport oggi pomeriggio alle ore 15, quindi sono aperte la finestra del commercio, dell'artigianato, dei servizi alla persona, gli ambulanti, la cultura e spettacolo. Adesso andiamo magari un pochettino più calmi, perché così avete modo, quindi commercio, dicevo, per 5,2 milioni, artigianato 6 milioni, servizi alla persona 6 milioni, ambulanti 10,7, cultura 7,3, cultura e spettacolo, sport con anche la gestione degli impianti, i club, l'intrattenimento ai bambini, il turismo con sport 7,5 milioni, turismo 7,5 milioni, trasporti 7,5 milioni, riferito a trasporti alle persone, poi la voce per i rappresentanti intermediari, agenti di commercio, che si apre l'11 dicembre alle ore 11, così anche domani la finestra del commercio all'ingrosso, il design con cinematografia, ma in particolare i servizi fotografici per 6,8 milioni, mentre il commercio 7,7, e gli eventi, comunicazione, marketing e pubblicità. Io direi che con oggi è tutto, ma se avete bisogno di ulteriori informazioni c'è sempre lombardianotizie.online. Io ringrazio davvero gli amici, i colleghi di Lombardia Notizie, con i quali abbiamo messo insieme l'idea di Settimana Lombardia. Grazie, grazie, grazie davvero per l'attiva collaborazione, e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo minuto, e vedo che sono stati in tanti. Buona serata a tutti, e alla prossima di Settimana Lombardia, che torna sempre il giovedì, ma abbiamo anche degli intermezzi con altre puntate. Grazie a tutti ancora.